Dalla stazione della Leopolda in Firenze va ora in onda una nuova, esaltante, esegetica puntata del Renzi, la terra degli uomini show. Buonasera a tutti gli oppoggini, tutti gli oppoggini, buonasera a tutti gli oppoggini. Tutti gli oppoggini, buonasera agli oppoggini, gli oppoldini, le oppoldine. Sì. Pervasi di gioia e di ottimismo. Sì. Che l'iPad sia con voi. E vabbè. Sì. Scambiatevi un segno di mi piace. Sì. Buonasera, Presidente Renzi. Matteo. Benvenuti alla Leopolda. Sì. Un posto dove non conta il passato, conta il futuro. Il? Cosa ha detto? Non vuole. Ah, non so. No, non conta il passato, conta il futuro. Futuro. Qui nessuno ti chiederà mai da dove vieni. Ah. Ma dove stai andando? Bello. E se la risposta è... eh. Cortina o Capri, beh, allora sei dei nostri. No, vabbè. Scusi, Presidente, vorrei farle una domanda. Sulle mani! Sulle mani! Vorrei farle una... vabbè. Dove siamo nel 2015? Ah. Sopra un treno! Sopra un treno! E cosa faremo nel 2016? Ce lo vendiamo! Ma come ce lo vendiamo? Che cazzo dite? Hanno detto ce lo vendiamo. No, era andremo lontano, non ce lo vendiamo. Ma evidentemente... li dobbiamo rivedere questi corretti, Sì, ma che corretti? No, Presidente, veramente insisto, posso farle una domanda? No, sì, lo so già cosa mi vuole chiedere. Cosa? Come mai non c'è neanche un simbolo del PD? Non volevo chiederlo. Io dico che dobbiamo rispettare chi non la pensa come noi. Vabbè, adesso... e se i simboli possono essere offensivi per qualcuno, questi simboli vanno tolti. Ma è quello del PD. Ma... basta con questi segnali di chiusura. Ma non è un io non voglio imbracciare un'arma. No. Ma armarmi di abbrazzi. Oh, mamma mia. Sì, sì, bellissimo, è bellissimo. No, però io, guardi, la domanda che le volevo fare... fermi la musica, ma fermi la musica. Volevo farle una domanda. Matteo, scusa, io sì, a casa ho un vecchio numero della Repubblica dove c'è Berlinguer che parla della questione morale. Ah. Fuori dai coglioni, vai. No, via. Ma perché? Vattene, ha detto Berlinguer e Repubblica in una frase. Dai, vattene. Ma no, ma... vattene, 30 secondi, via. Fuori, fuori. No, fuori. Ma perché? Fuori. Questa non è la festa dell'unità. Vedi qualcuno vestito male qui. Ma vabbè, senta. Ma cosa c'entra? Senta, no, invece affrontiamo questa questione urgente, spinosa, no? La questione delle banche. No, sì. Lei mi parla di banche? Sì. Perché? Qui si parla di storie. Di? Storie. Storie. Emozioni. Sì, no. Passione. Ecco. Alla Leopolda diciamo no al politichese. Vabbè, ma non è una domanda politica, è una domanda concreta, no? Perché molti risparmiatori... politichese. No, hanno perso... politichese. ...tutti i loro risparmi... politichese, no. Politichese, politichese, no. Politichese, no. Politichese, ma lei non politichese, mi sta... Signore caro! Non mi sta rispondendo. Signore caro. Non siamo qui per parlare delle banche che affondano. Ho capito, ma... di individui che emergono. Oh. A proposito di gente che emerge, permettetemi di salutare una grande campionessa sportiva, una vincente, Federica Pellegrini, che è con noi. Dove sei, Federica Pellegrini? Fatti vedere. No, no, magari non c'è, non c'è. Politichese? No, 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 no. Ha dichiarato di non aver mai detto che sarebbe venuta la Pellegrini. Ah, non viene? No. Ma noi abbiamo bisogno della Pellegrini? Vabbè, perché... no! Vabbè, no, ma era una... che cosa sa fare? Sa nuotare, anche mio figlio di 6 anni sa nuotare. No, no, vabbè, adesso non... e poi è piatta! Ma lasci stare. Senta, che ce ne frega? Senta, parliamo del problema con le banche, perché il papà di Maria Elena Boschi è stato vicepresidente della Banca dell'Etruria. Ferma tutto, no? Ferma la musica. Ecco, perché il tema è... Maria Elena, vieni qua. Ah, c'è, che bello. Te la senti di rispondere? Sì. Sì. Sì, Matteo, io me la sento perché mio padre è una persona per bene. Visto? Grazie, a posto. No, che a posto? No, no, un attimo, però ecco, no, non le sembra che ci sia un conflitto di interessi? È una cosa seria, no. No, perché quando abbiamo fatto il decreto salvabanche, Maria Elena non ha partecipato al Consiglio dei Ministri. Dov'è Maria Elena? Dal parrucchiere. Dal parrucchiere. Vabbè, no, ho capito. E quando abbiamo parlato in commissione, lei non c'era, dov'eri? Dall'estetista. Dall'estetista. Dall'estetista, sì. Quando abbiamo affrontato la questione con i gruppi parlamentari, Maria Elena era? A Pilates. A Pilates. Sì. Questa è la prova provata che Maria Elena... Non fai un cazzo però, Maria Elena. Infatti... no, ma... ma capito? No, no. Non era questo il punto, perché... però... ecco perché sei così figa. Rimani così, Sì, prego, sì. Prego. Lascia lavorare me, che sto cambiando questo paese. Vai, tesoro. Sta cambiando il paese. Va bene. Sì.
sto cambiando questo paese, vero sì. Irina? Chi è Irina? Dov'è? Chi è? Irina è qui per testimoniare come sì. da insegnante precaria è diventata di ruolo, vero? Che bello. Sì, sì, Matteo, perché grazie alla buona scuola io adesso ho una cattedra tutta per me. Bello. E sono felice perché così mi ci posso mettere sotto quando ogni tanto cadono i pezzi di intonaco. Grazie Irina. Problema, sì, in effetti questo è un problema che stiamo cercando di risolvere. Ah, ecco. Noi vorremmo eliminarla del tutto, la scuola pubblica, tutta ad un colpo, ma purtroppo non si può. E allora tocca aspettare che venga giù un pezzo alla volta. Però invece... Ma sentiamo invece te, Giovanna. Chi è? Io mi chiamo Lucia. Fermi tutti. Cosa c'è? Come ti chiami? Lucia. Vabbè. È il destino. Cosa? Renzi e Lucia. Ma no, ma dai, ma cosa dici? È la magia della Leopolda, ma dove accade l'incredibile. Mamma mia. Cosa fa? Oh, Lucia, Lucia. Perché sei tu Lucia? Quello è Shakespeare, però. Vabbè. Oh, Lucia, Lucia. Sì. Dolce Lucia. Tu sei una precaria che col Jobs Act ha trovato lavoro a tempo indeterminato, è vero? Matteo, anzitutto volevo farti complimenti per come hai aperto la porta santa. Grazie, delicata Lucia, non l'ho fatto io. No, infatti no. Però ti capisco, perché pure io confondo sempre i due ruoli, ma... Sì, va bene. Dacci la tua preziosissima testimonianza. Ecco. Sì, io prima avevo un lavoro a progetto e adesso ho un posto fisso. Ah, che bello. Ottimo. Sì. Grazie, Lucia. Sì, ma è proprio fisso. Nel senso che se mi sposto anche solo per andare in bagno, il padrone mi demansiona e mi manda in magazzino. Aia. Sì, sì. Ho capito, va bene così. Però grazie, Lucia. No, però sì, ma non a fare la magazziniera, proprio a fare lo scaffale. Cioè, devo tenere in mano uno scatolone. Matteo, fai qualcosa. Oh, Lucia. Perché non ti togli dai maroni? Ma no, ma scusi, ha un problema serio. Aveva un problema serio. Ora basta, Shakespeare, Mazzoni, Giovanna d'Arco, che due palle. Ma no. È roba morta, stantia lenta. Io ho bisogno di qualcosa di più smart, più ritmato, più swing. Tipo? Siamo qui a Firenze per chiarire una cosa una volta per tutte, sia chiaro. Un vecchio partitino non ci serve più, la Leopolda è molto più cool. Qui non ci sono gufi, vecchi emoji e noiosi, e Bersani non entra sicuro. Teniste, finanzieri, poi campo dall'orto, un altro imprenditore. A noi che siamo moderni piace fare così, più Cremo del PD. Prendiamo le eccellenze dell'Italia e le facciamo girare di box to box. Divento solo quello che davvero ci va bene e le rogne lasciamo lontane. Diciamo chiare tono se qualcosa non va, la colpa della vecchia gestione. Leopolda, 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 siamo qui senza eleggio. Leopolda, 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 ritorna con l'albo. Diciamo sempre che sia di sinistra e chi ci crede son cazzi suoi. Usiamo Twitter, mettiamo gli hashtag, vestiti bene o vieni con noi. Leopolda, 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 la credi Berlusconi. Che noi hai fatti molto meglio le promesse, contestazione l'anni qui non sono ammesse. Mattiella Boschi sono le nostre campionesse, cosa al congresso è più moderno una kermesse.